Buon pomeriggio a tutti, è un piacere avervi di nuovo qui tutti molto attenti e numerosi su una giornata che personalmente ovviamente non può che interessarmi moltissimo, visto appunto che l'argomento trattato sarà il Biringuccio e la sua peritotecnia. Il collega Clericuzio può presentare la giornata, prego. Allora, è un piacere di presentarvi Andrea Bernardoni, ricercatore presso l'Istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze, studioso di Biringuccio, della scienza e tecnica del Rinascimento. Oggi parlerà appunto delle origini della metallurgia e la pirotecnia di Vannoccio Biringuccio. Grazie. Io ringrazio il professor Clericuzio per avermi invitato a parlare di quella che è la quella che è stata la mia ricerca di dottorato, appunto, sulla pirotecnia di Vannoccio Biringuccio. Si tratta appunto di un'opera che è stata pubblicata a Venezia nel 1540. 3 anni dopo la morte del suo autore, e costituisce uno dei momenti più alti dell'ingegneria rinascimentale e deve essere considerato appunto un passaggio importante nello sviluppo della metallurgia come disciplina tecnico-scientifica. Ecco, prima di passare all'analisi dell'opera vorrei fare una premessa generale appunto sul contesto culturale all'interno del quale si crearono le condizioni per la realizzazione appunto di un'opera del genere. L'arco temporale, compreso tra la metà del XV secolo e la metà del secolo successivo, vide il quadruplicarsi in Europa della produzione di metalli. Furono scoperti nuovi giacimenti in Germania e in Nord Europa e fu sviluppata appunto una tecnologia che permetteva uno sfruttamento migliore delle miniere. A questo periodo risale anche l'organizzazione di un apparato burocratico e di un sistema legislativo per regolamentare da parte dei sovrani appunto lo sfruttamento delle risorse minerarie. Grazie allo sviluppo della tecnologia metallurgica fu possibile soddisfare la crescente richiesta di metalli ad uso militare appunto per la produzione di armi da fuoco, in bronzo, in acciaio, armature, armi da taglio e per l'uso civile, oggetti di uso quotidiano come stoviglio, utensili, campane o opere d'arte, pensiamo alla bronzistica rinascimentale. Lo sviluppo appunto dell'ingegneria delle macchine permise la costruzione di potenti impianti per l'eduzione delle acque che permisero lo svuotamento delle miniere appunto allagate e consentirono di spingersi più in profondità nei pozzi minerari. E grazie anche all'adozione poi di sistemi di ventilazione appunto è possibile spingersi più in profondità. Qui possiamo vedere due immagini tratte dalle metallica di Agricola. Si tratta dell'opera di metallurgia più importante del XVI secolo, pubblicata nel 1556. Possiamo vedere la prima è una serie di pompe a stantuffo alimentate da una ruota idraulica posta all'esterno in alto a destra, mentre nell'altro appunto alcuni sistemi per la ventilazione delle gallerie. In questo periodo, anche se le prime esperienze risalgono al XII e XIII secolo, appunto è stato sviluppato l'altoforno. L'altoforno che permise la produzione della ghisa e l'introduzione del metodo indiretto per la produzione dell'acciaio. Appunto le esperienze in Italia, le esperienze più antiche di questa lavorazione si hanno nelle valli bresciane e bergamasche. Fino a questo momento appunto si lavoravano quantitativi limitate di ferro nelle fucine catalane, possiamo vedere appunto una sezione della costruzione delle immagini di sinistra, e attraverso una tecnica che era chiamata appunto al basso fuoco, che non arrivava alla fusione del ferro, ma il ferro veniva estratto dal minerale allo stato pastoso e poi veniva lavorato successivamente alla fucina. Questa tecnologia appunto è una tecnologia importante perché permetteva di estrarre ferro con bassissime percentuali di carbonio e per questo motivo è rimasta in uso fino al XIX secolo. Lo svantaggio risiedeva nel fatto che non si potevano lavorare grossi quantitativi di metallo, nell'ordine dei 100 kg per ciclo lavorativo. Il proto-altoforno cinquecentesco, in cui possiamo vedere un'immagine tratta del Corno Instrumentorum Liber di Fontana, della metà del XV secolo, un grosso forno a tino che aveva uno sviluppo, un'altezza, erano forni nell'ordine dai 7 ai 10 metri con potenti impianti di soffiaggio. Questa caratteristica, appunto lo sviluppo in altezza e l'impianto di soffiaggio, permise appunto di innescare quelle reazioni chimiche che poi portarono alla scoperta della ghisa.
Ghisa, appunto, che doveva poi essere convertita in acciaio, e quindi successivamente ci sarà l'introduzione del metodo indiretto per la produzione dell'acciaio. Ghisa, che però comunque fu utilizzata sin da subito, appunto, per realizzare manufatti in fusione, in particolar modo i proiettili per le artiglierie, perché appunto potevano essere realizzati di fusione, e questo contribuì a favorire una certa standardizzazione dei calibri. Fino a quel momento i proiettili venivano realizzati alla fucina, o addirittura erano di pietra scalpellati, e quindi appunto erano meno efficienti certamente di questi realizzati in Ghisa. E appunto la conversione in acciaio avveniva con delle rifusioni della Ghisa successive, e poi delle lavorazioni alla fucina attraverso dei bandi meccanici. A questo periodo risale anche appunto l'elemento nella metallurgia del bronzo. Furono introdotte appunto anche in questo caso forni a riverbero dotati di potenti impianti di soffiaggio alimentati da energia idraulica. Per fare un esempio appunto di come la situazione fosse in continuo divenire in questo periodo, possiamo fare un riferimento a una nota di Francesco Di Giorgio Martini, che è appunto un ingegnere senese del XV secolo, che nella prima stesura del suo trattato di architettura, appunto descrivendo le artiglierie, dice che per la fusione delle artiglierie si preferiva ancora il rame al bronzo, perché garantiva una maggiore resistenza all'esplosione della polvere da sparo. Nella seconda stesura del trattato, che risale a circa 10 anni dopo, la metà degli anni 90, non ci saranno più riferimenti appunto a questioni di carattere metallurgico, dirà che il materiale utilizzato per la fusione delle artiglierie appunto è il bronzo. Ecco, un'innovazione importante introdotta sempre in questo periodo in Sassonia per l'estrazione del rame argentifero, per l'estrazione dell'argento appunto dal rame, è un processo appunto metallurgico che combina procedimenti di liquazione e coppellazione. Qui possiamo vedere, queste sono le immagini tratte da della pirotecnia. Il primo appunto è un ceneraggio, cioè una coppella di grande dimensione per la coppellazione di grossi quantitativi di piombo contenenti all'interno argento o oro. Possiamo vedere appunto la lotta idraulica, i mantici che servono per l'ossidazione del metallo, del piombo. Di sotto un'altra tecnica, che della quale troviamo la prima descrizione della pirotecnia di Beringuccio, e è l'utilizzo della tecnica dell'amalgamazione con il mercurio, che era già utilizzata per la doratura dei metalli, e appunto il mercurio ha questo potere di legarsi, di amalgamarsi con l'oro. Questa amalgama veniva stesa appunto sui metalli, poi il mercurio fatto evaporare e rimaneva appunto la doratura. Questa proprietà del mercurio venne utilizzata per recuperare da residui di lavorazione o dal minerale appunto contenente argento, appunto l'argento e l'oro appunto contenuti nei minerali. Queste sono delle macine appunto che servivano per favorire l'amalgamazione del mercurio con l'argento. Ecco, i forti interessi economici e tecnologici legati all'attività mineraria e alla produzione dei manufatti metallici, a livello civile e militare, attirarono attenzione oltre che degli alchimisti e dei filosofi naturali, appunto, che però si occupavano della materia appunto sul piano speculativo o per quanto riguardava la trasmutazione di specie, appunto, attirò l'attenzione anche di altri personaggi, imprenditori, principi, funzionari pubblici, tecnici, che erano direttamente coinvolti con l'attività mineraria e metallurgica. E proprio l'interesse di questi professionisti favorì la nascita di una letteratura specialistica sulle tecniche minerarie e metallurgiche, la quale appunto grazie alla stampa fu oggetto di una notevole diffusione e contribuì notevolmente al rinnovamento dello studio dei metalli e dei minerali, cioè andando oltre i confini prettamente speculativi entro il quale appunto si muovevano gli accademici, o andando oltre le teorie fantasiose e il lessico degli alchimisti. Nella nascita di questa letteratura sembra abbia avuto un ruolo importante la figura del Bergmeister, un funzionario pubblico il quale appunto aveva il compito di far rispettare gli ordinamenti statali per la gestione delle miniere in Germania. Ecco,
appunto sia Colbus di Friberg, autore del primo trattato appunto di mineralogia, il Bergwerkbuchlein, autore ipotetico, cioè dice agricolo, appunto tutte le edizioni che conosciamo però di quest'opera sono anonime, che lo stesso Giorgio Agricola appunto rivestirono questo ruolo. Questi erano appunto dei funzionari istruiti che avevano compiuto studi medici e notarili e che per esercitare appunto la loro professione di controllore dell'attività mineraria erano stati, non costretti, però avevano dovuto specializzarsi anche nelle tecniche di estrazione mineraria e delle operazioni metallurgiche. Quindi appunto non dobbiamo stupirci che nascerà proprio in questo contesto la letteratura sulla metallurgia. Appunto la figura del Bergmeister faceva dei distretti minerari tra i centri più all'avanguardia per lo studio dei metalli e appunto importante notare appunto come, anche se non rivestì mai la carica di Bergmeister, a questo ambiente da ricondurre anche la figura di Paracelso, il cui padre era medico nel distretto minerario di Villach in Carinzia, e appunto il Paracelso da giovane ebbe modo di accostarsi ai problemi alchemico-metallurgici in questa dimensione. Ecco, le due opere a stampa più antiche di questa tradizione sono appunto il Bergwerkbuchlein e il Progerbuchlein. Appunto entrambe le edizioni, entrambe queste opere sono, tutte le edizioni che conosciamo sono anonime. La prima sembra appunto risalire, la prima edizione del Bergwerkbuchlein ha un periodo che va dal 1505 al 1510, mentre per la seconda sembra che la prima edizione non risalga prima del 1520. Il Bergwerkbuchlein è una sorta di introduzione alla geologia mineraria, la quale appunto dà molti riferimenti fattuali sulle vene e sulla differenza tra i vari minerali. L'altro invece, il Bergwerkbuchlein, è propriamente un manuale di metallurgia. Esso è un ricettario che raccoglie appunto varie tecniche per l'affinamento dei metalli e tecniche appunto di saggio, e inoltre vengono descritte anche attrezzature del metalliere e con un'introduzione anche a problemi di metrologia. Appunto vengono descritte le bilance per il saggio, unità di misura, tecniche di pesata. Ecco, non conosciamo l'autore appunto neanche del proprio bucle, ma molto probabilmente si tratta di un quaderno di bottega di un qualche artigiano messo poi in forma per la stampa da qualche editore che ne aveva, come dire, compreso il valore dal punto di vista commerciale. Appunto il Bergwerkbuchlein sarà oggetto di ben 5 edizioni entro il 1539, e mentre il Progerbuchlein di 15 edizioni entro il 1608. Appunto queste opere contribuirono a favorire la formazione di un retroterra comune, la standardizzazione praticamente di una tecnologia, di un linguaggio per questa tecnologia, che appunto costituì poi la base per il progresso successivo dell'ingegneria mineraria e della metallurgia. Un'altra pubblicazione importante che si colloca in questa tradizione, ma che in un certo senso se ne distingue, è il Bermannus di Giorgio Agricola. Qui possiamo vedere il frontespizio dell'edizione italiana del 1550, che raccoglie le opere di Agricola, tra le quali appunto il Bermanno. La prima edizione fu pubblicata da Froben a Basilea nel 1530. Appunto si tratta di un'opera in latino e, a differenza però delle altre opere, non si tratta di un manuale tecnico, ma del risultato di una ricerca filologica sulla terminologia metallurgica e mineraria utilizzata dagli antichi. Cioè, Agricola pone una distinzione netta tra i termini degli antichi e le sedimentazioni successive che hanno oscurato il significato appunto originario di questi termini, e dopo aver ricostruito le etimologie dei termini minerari si preoccupa di andare ad individuare quali siano i minerali che corrispondono a questi termini e successivamente per andare ad individuare quali fossero le lacune nella terminologia antica, cioè andare ad individuare quei minerali che non avevano il corrispondente il nome antico, e sottolinea la necessità appunto di ridefinire un vocabolario dei termini appunto moderni per colmare queste lacune.
questa esigenza appunto di chiarezza e di rigore linguistico che è presente in tutte le opere di Agricola, le quali culminarono con la pubblicazione delle Metallica, che è appunto la sua opera principale, pubblicata a Basilea nel 1556. Hanno appunto l'ultima questa premessa. Nel Veteribus et Noves Metallis, Agricola spiega che la necessità di pubblicare tutti questi trattati di mineralogia e metallurgia risiede nel fatto appunto che gli antichi non avevano trattato in maniera sistematica di mineralogia, parlava Plinio, Dioscoride, ecco, ma mancava un trattato specifico sui minerali e sui metalli. Il primo, appunto, la prima trattazione sistematica risale al Medioevo e De Mineralibus di Alberto Magno. Inoltre, un'altra motivazione si deriva nel fatto che si doveva prendere le distanze dalla tradizione araba che proponeva una teoria della generazione dei metalli e, alternativa a quella aristotelica. E poi perché le pubblicazioni recenti di mineralogia e metallurgia, appunto, le abbiamo visto prima, erano in lingua germanica e quindi occorreva produrre una letteratura in latino perché avesse una circolazione europea. Un'altra tradizione letteraria che nasce appunto nel XVI secolo è quella di Hans Buchlein, libri d'arte. Si tratta, anche questo ha a che fare con la metallurgia, si tratta di, però di un'iniziativa editoriale ideata da degli stampatori, i quali appunto effettuavano un lavoro redazionale, appunto una raccolta di ricette che raccoglievano appunto i segreti degli alchimisti, ricette per spiegare le proprietà di certe sostanze, appunto per scopi curativi, cosmetici, e appunto il valore appunto di queste pubblicazioni non è tanto dal punto di vista scientifico, come quanto furono un fenomeno popolare. Fu una letteratura appunto che circolò molto, scritta in lingua appunto tedesca, e appunto cioè, anche se l'intento di svelare appunto questi processi metallurgici degli alchimisti richiamava certamente l'attenzione degli artigiani, è difficile pensare che però queste opere fossero utilizzate dagli artigiani stessi per aggiornarsi, anche se però hanno un valore importante per il fatto che consentivano agli artigiani di avere una biblioteca all'interno della propria bottega, e non è escludibile che fossero utilizzate anche nella formazione degli apprendisti, pur essendo il tirocinio diretto nella bottega la via appunto comune della formazione degli apprendisti. La prima di queste pubblicazioni appunto del Hans Buchlein fu ad opera dell'editore Christian Igenolf di Francoforte nel 1531, che appunto pubblicò alcune ricette tratte dal manoscritto di un alchimista di Magonza, Petrus Kerzmaker. L'opera appunto si intitola Recte Verbau d'Alchimei, l'uso proprio di alchimia. Igenolf appunto effettuò un lavoro redazionale cercando di convertire il linguaggio simbolico e metaforico dell'alchimista appunto con una descrizione chiara dei processi chimici e metallurgici riportati. Quest'opera appunto dava ricette per operazioni di stagnatura, doratura, argentatura, metodo di separazione appunto dell'oro e dell'argento attraverso l'acqua forte, l'acido nitrico. E, appunto, questa è la prima edizione di Hans Buchlein. Un'altra edizione importante per il contenuto appunto metallurgico è nel 1532 a Norimberga, fu pubblicato il Von Sper und Riesen sul ferro e sull'acciaio. Si tratta del primo trattato di siderurgia edito a stampa, nel quale appunto si spiegavano le tecniche per la tempra, per la saldatura, per corrodere e colorare i metalli. Il fenomeno dei Cosbuffer fu seguito cronologicamente da quello dei libri dei segreti, si tratta dello stesso genere appunto di letteratura, cioè una raccolta di ricette, che però affonda in questo caso le sue radici nella tradizione alchemica e trova il suo esemplare più antico nel Secretum Secretorum attribuito ad Aristotele, la cui diffusione manoscritta appunto durante il Medioevo è impressionante perché appunto se ne conoscono più di 600 copie in latino e in vernacolo, ed è appunto cioè un'opera più conosciuta addirittura delle opere più famose di Aristotele. La prima edizione a stampa di questo
di questo genere di letteratura è il libro dei segreti, pubblicato a Venezia nel 1555 da Girolamo Scellai, che appunto si celava dietro lo pseudonimo di Alessio Piemontese. Quest'opera entro il 1699 vide ben 104 edizioni. Ecco, in tutta questa letteratura, ad esclusione appunto di Agricola, non si va mai però oltre il dogmatismo delle ricette, cioè non viene mai tentata nessuna spiegazione razionale dei fenomeni che queste ricette intendevano produrre. Ecco, nel contesto di queste tradizioni letterarie bisogna collocare anche il della pirotecnia di Vannoccio Belluccio, che appunto però in un certo senso se ne distingue proprio perché in Belluccio questa pretesa teorica di andare a spiegare anche i fenomeni metallurgici e minerari appunto c'è. Per la prima volta appunto con la pubblicazione della pirotecnia venivano raccolte e codificate in una trattazione organica tutte le tecniche relative all'arte mineraria e metallurgica, compreso l'ingegneria dei metalli sia civile che militare, lavorazione del vetro, fuochi materiali, l'impiego militare e civile della polvere da sparo. Le tecniche di distillazione in generale, in particolare quelle di distillazione degli acidi utilizzate appunto in metallurgia. Tutte queste tecniche analizzate e discusse alla luce di una teoria della materia unitaria. L'opera di Belluccio inoltre si caratterizza per il dialogo costante con i filosofi e gli artigiani, cioè coloro che erano intervenuti appunto sui problemi delle trasformazioni metallurgiche, richiamandosi però sempre alla verifica empirica come elemento discriminante per valutare la validità delle spiegazioni scientifiche e operative appunto proposte. Nei confronti dell'alchimia, il contributo principale di Belluccio è stato quello di avere proposto il problema della trasmutazione di specie, cioè l'opus alchemico, appunto, la trasmutazione dei metalli vili in oro, sul piano prettamente tecnologico, cioè come un problema di codificazione e quantificazione dei processi operativi e dei materiali appunto necessari per la generazione dell'oro alchemico. In questo modo appunto, cioè sul piano tecnologico, appunto passando al vaglio tutti i tentativi prodotti dagli alchimisti, sarebbe stato possibile recuperare i risultati parziali dell'impresa alchimistica, cioè quello che per un alchimista era un fallimento, per un ingegnere poteva essere un risultato importante sul piano dal punto di vista tecnologico ed anche economico. Per fare due esempi, appunto Belluccio attribuisce agli alchimisti l'invenzione dell'ottone e della polvere da sparo. In particolar modo la polvere da sparo viene considerata a Belluccio come la scoperta più importante della storia dell'umanità. Ecco, quindi questi motivi costituiscono appunto una ragione sufficiente per impegnarsi nella ricerca alchemica, la quale però deve essere condotta appunto dentro le linee guida della razionalità e della verifica empirica. In questo processo però di revisione dell'arte dei metalli, Belluccio non deve essere visto come il traghettatore dell'alchimia sulle sponde della chimica, ma come un ingegnere che tenta di individuare i principi generali del proprio operare per dare una definizione rigorosa di un ambito della tecnologia di antica tradizione, pensiamo appunto alla tradizione dei saggiatori che risale all'antichità, la quale condivideva con l'alchimia il dominio di applicazione e da essa mutuava alcune tecnologie e concetti teorici sui quali riflettere. L'opera di Belluccio, così come quella di Agricola, appunto è proprio un tentativo di dare una caratterizzazione dell'arte scientifica dell'arte dei metalli, e se per quanto appunto riguarda Agricola sono stati dimostrati in maniera esauriente i contributi della sua opera, per quanto riguarda Belluccio invece in genere si è sempre considerato che la sua opera è il frutto della sua esperienza diretta e del rimaneggiamento della letteratura tecnica anteriore, senza però sottolineare a mio avviso in maniera abbastanza il legame appunto di Belluccio con una tradizione specifica che è quella dell'ingegneria italiana del 400, la quale appunto si rese protagonista di una notevole autonomia culturale. L'ingegneria italiana del 400 intendo quel periodo che va dalla figura di Filippo Brunelleschi a Leonardo da Vinci. Appunto in questo periodo si ha una trasformazione culturale dell'artigiano e dell'ingegnere, che da operatore indotto, un
indotto abituato a scrivere, ci parlava soltanto attraverso le opere che produceva, si trasforma in, in autore di trattati. Pensiamo alla mole di manoscritti che ci ha lasciato Leonardo da Vinci, o esperienze come quelle di Francesco Di Giorgio Martini, appunto, che ha scritto due trattati, un trattato di architettura in due versioni, e ha tentato una traduzione di Vitruvio dal latino, appunto, di proprio conto. Quindi è in questa tradizione culturale che si deve collocare anche la figura di Vieringuccio, per capire appunto come egli avesse sviluppato queste capacità teoriche oltre che pratiche. Ecco, Vieringuccio, nel tentativo di far chiarezza e di definire con precisione l'arte dei metalli e delle tecnologie ad essa connessa, viene a demarcare i contorni di una nuova disciplina per la quale usa il termine pirotecnia. Il termine pirotecnia, appunto, che cioè, a quanto mi risulta ad oggi è usato per la prima volta da Vieringuccio, e non è esclusibile che sia stato coniato da Vieringuccio stesso, appunto. Anche confrontandomi con Giovanni Di Pasquale, che è stato qui la settimana scorsa, anche in antichità non sembra ricorrere mai questo termine composto di piros e tecne. Appunto, su questo piano, appunto, sul piano di definire una nuova disciplina, l'opera di Vieringuccio si pone come il risultato più compiuto dei vari tentativi condotti dagli ingegneri del Rinascimento di organizzare le loro conoscenze come una trattazione sistematica, organica, appunto. Né Leonardo da Vinci né Francesco Di Giorgio Martino, per fare l'esempio, arrivarono mai alla definizione definitiva di un'opera per dare alle stampe. Il primo, appunto, la prima opera di un tecnico che parla appunto di tecnologia, che verrà pubblicata a stampa, è proprio la della pirotecnia di Vieringuccio. Fino alla pubblicazione, appunto, della pirotecnia non esistevano opere di carattere tecnico che sviluppavano problematiche metallurgiche all'interno di una cornice teorica. Gli unici ad aver affrontato questi argomenti erano stati gli alchimisti, i quali appunto avevano sviluppato un vocabolario specifico e anche un'attrezzatura di laboratorio per cercare di tradurre in esperienza quelle che erano le loro congetture. Però appunto rimasero confinati nel mondo dell'irrazionale. Ecco, è proprio contro questo tipo di letteratura che possiamo, in contrapposizione a questo tipo di letteratura, che possiamo vedere appunto l'importanza, la portata innovativa della pubblicazione della pirotecnia. Nella sua esposizione della natura dei metalli, appunto, Vieringuccio elabora una teoria della materia nella quale appunto si sovrappongono nozioni derivanti dalla dottrina aristotelica dei quattro elementi, la teoria appunto della materia di Aristotele, il costituente primario appunto erano i quattro elementi: acqua, terra, aria e fuoco, e la rivisitazione appunto successiva che c'era stata durante il Medioevo da parte appunto degli alchimisti, per fare un esempio appunto la Summa Perfectionis del genere latino, che aveva promosso una rivisitazione in termini corpuscolaristici appunto della teoria aristotelica. Per Vieringuccio appunto i metalli hanno una struttura particellare caratteristica, determinata appunto dalla diversa partecipazione dei quattro elementi aristotelici appunto nella particella. Cioè, in altre parole, esistono due tipi di particelle: una particella composta, quella metallica, e particelle costituenti primari, corpuscolo appunto di terra, aria, acqua o fuoco, che a seconda della proporzione con cui si compongono danno luogo alle varie specificità metalliche. E, appunto, vi leggo il caso, la descrizione appunto del caso dell'oro è esemplare. Dice Vieringuccio: «Ve dico che le sue originali e proprie materie dell'oro altro non sono che sostanze elementali con eguali quantità e qualità, l'una all'altra proporzionate e sottilissimamente purificate, per il che congiunte insieme, essendo di forze pari, ne nasce un'amicabile e perfettissima mistione e tinde appresso la fermentazione e decozione, e tal fin si fan fisse e permanenti, e di tale unione congiunte che quasi sono inseparabili». Ecco, tra tutti i metalli soltanto l'oro è composto da sostanze elementari che vi partecipano in stesse quantità e qualità, in forze pari, dice Vieringuccio, generando così una particella composta con una struttura equilibrata.
cioè come se i costituenti primari che vi partecipano, appunto, vi partecipassero in una proporzione 1 a 1. Tutti gli altri metalli sono invece caratterizzati dalla prevalenza di una matrice elementare specifica, eccesso di terra, di acqua, di aria o di fuoco, che ne determina un squilibrio strutturale che porta appunto la particella metallica ad essere più o meno affine a combinarsi con altre sostanze, sia in maniera naturale o artificiale. In questo modo appunto Berlinguccio spiega fenomeni come l'ossidazione superficiale dei metalli o la calcinazione dei metalli, dove appunto i metalli sembrano trasformarsi, senza perdere la loro natura, sembrano trasformarsi in sostanze terrose. Esemplare appunto è la sua spiegazione del fenomeno di calcinazione del piombo. Berlinguccio appunto si accorge che il piombo calcinato aumenta il proprio peso. Tra l'altro è la prima, appunto Berlinguccio è il primo che si accorge di questo fenomeno dei metalli che sottoposti a calcinazione appunto aumentano di peso. E ne dà una spiegazione in termini appunto della teoria aristotelica, dicendo che riscaldandolo il piombo rallenta la sua struttura, dice, libera le particelle leggere, le particelle di aria e di acqua, e le particelle che rimangono allo stato appunto calcinato aumentano di peso perché non ci sono più le particelle leggere all'interno. La spiegazione poi di questo processo, che appunto si spiega con l'ossigeno che si lega al metallo, verrà data da Lavoisier due secoli dopo. L'oro appunto del Berlinguccio è quello che ha la struttura più compatta e densa ed è inerte e non reagisce, o meglio reagisce soltanto in piccola parte in natura. Questa spiegazione della particella d'oro come quella più equilibrata trova conferma in alcune osservazioni empiriche, come ad esempio il mantenimento della brillantezza, il fatto appunto che l'oro resiste alla calcinazione e il fatto che se nel processo di separazione con acido nitrico tra l'argento e l'oro, appunto mentre l'argento passa in soluzione con l'acido, l'oro rimane appunto allo stato metallico, allo stato di particella metallica e quindi appunto questo a denotare come fosse il metallo più perfetto, una struttura più equilibrata, meno attaccabile quindi agli agenti esterni. Sulla base appunto di questa chimica dei metalli, Berlinguccio dà una spiegazione di tutti i fenomeni metallurgici e delle caratteristiche chimiche appunto di ogni metallo. Ora, per spiegare l'originalità del pensiero di Berlinguccio, appunto dobbiamo fare riferimento a questa tradizione appunto degli ingegneri italiani del 400, come ho detto prima, nella quale appunto erano stati protagonisti di questa grossa rivoluzione culturale e avevano, come dire, iniziato a ricercare i fondamenti, i precedenti delle loro discipline in antichità. E anche Berlinguccio appunto, dalla lettura appunto della sua opera, si capisce come egli avesse letto, quantomeno conoscesse, il De Minerale di Alberto Magni, ad esempio, oppure la Storia Naturale di Plinio, le opere di Aristotele. Ecco, per spiegare come potesse formarsi appunto un pensiero originale come quello di Berlinguccio, non possiamo richiamarci ad un curriculum preciso, ma dobbiamo ricorrere al contesto sociale nel quale egli si formò. Non abbiamo notizie sul suo curriculum scolastico, Berlinguccio è un autodidatta, ma in considerazione dell'appartenenza della sua famiglia allo strato sociale borghese della città di Siena e vista la continuità di interessi con il padre, che è anche egli metallurgista e membro appunto della dirigenza dell'amministrazione senese, è probabile appunto che egli dopo la scuola d'Abaco avesse iniziato a fare il tirocinio proprio con il padre per poi passare nelle miniere di Boccheggiano, di proprietà di Pandolfo Petrucci, signore di Siena, alla cui famiglia Berlinguccio rimase legato tutta la vita. L'ambiente culturale senese appunto è molto sensibile alla cultura tecnologica. Durante il 400 si era fatto promotore di importanti iniziative tecnologiche, pensiamo alla rete di Bottini, cioè l'acquedotto sotterraneo della città di Siena, o alla realizzazione di una peschiera, un bacino artificiale appunto costruito in Maremma per appunto allevamento ittico. E inoltre, appunto con l'ascesa al potere proprio di Pandolfo Petrucci, fu avviato un rinnovamento dell'arsenale bellico e quindi fu
fu iniziata appunto un'intensificazione dell'attività mineraria che appunto coinvolse anche Belinguccio nel periodo della formazione di Belinguccio. Ecco, l'ufficio amministrativo che gestiva queste iniziative tecnologiche era la Camera del Comune di Siena, appunto nella quale si era formata una sorta di oligarchia tecnica nella quale partecipavano vari tipi di personaggi, appunto Pandolfo Petrucci, che era il signore di Siena, Francesco Giorgio Martini, che era appunto architetto, ingegnere, artista, Paolo Salvetti, che era un altro esperto di metalli, Baldassarre Peruzzi, un architetto, Lucio Bellanti, che era un astrologo, un umanista, il padre stesso di Belinguccio, cioè un tessuto sociale che non era impermeabile come quello accademico e che con interessi spaziavano dagli studi umanistici a appunto al problema di ingegneria civile e militare e alla gestione del territorio. Appunto sì, questo appunto è il contesto nel quale Belinguccio sviluppò i suoi interessi e le sue conoscenze. Oltre a questo, appunto, è importante anche l'enorme esperienza che Belinguccio maturò durante la sua carriera. Basta ripercorrere quel poco che sappiamo della sua biografia, che possiamo trarre appunto dalla notizia che c'è da Belinguccio nel Diario della Tecnia, per vedere come egli si fosse occupato anche direttamente della maggior parte dei contenuti della sua opera. Lo troviamo infatti tra il 507 e il 508 come direttore della miniera argentifera sul Monte Avanza in Carnia. Successivamente, rientrato a Siena, viene nominato sovrintendente delle miniere di Boccheggiano, nella quale appunto porterà notevoli innovazioni. Nel 1513 diventa operaio dell'armeria del comune, si occuperà della fusione delle artiglierie. Nel 1514 ottiene l'appalto della zecca, che terrà per 5 anni e durante il quale appunto effettuerà esperienze di tecniche di saggiatura e affinamento dei metalli. Nel 25 si assicura la fabbrica del privilegio, il privilegio della fabbrica del salnitro per tutto il territorio senese, cioè la produzione della polvere da sparo, della quale appunto ci darà, alla quale dedicherà notevole spazio nella sua opera. Poi nel 34 appunto viene chiamato a Roma da Papa Paolo III per rivestire le cariche congiunte di capitano d'artiglieria e fonditore di cannoni. Nel 37 appunto muore a Roma. Belinguccio nella sua opera presenta un vasto bagaglio tecnico che appunto passa in rassegna come vedete tutti i processi tecnici e le attrezzature relative alla metallurgia, a quella che oggi chiameremo la metallurgia di processo, cioè che riguarda i metodi e gli impianti per la produzione del metallo grezzo, e la metallurgia di prodotto, cioè che si occupa della trasformazione del metallo in manufatto in un prodotto di interesse pratico. In maniera particolare Belinguccio si occupa della produzione di cannoni e di campane. Appunto qui possiamo vedere le immagini tratte dalla pirotecnia, appunto nella prima a sinistra l'attrezzatura per la fusione della campana, vari sistemi di bilico per le campane sulla destra e sotto appunto la costruzione di un modello per l'artiglieria e alcune anime, cioè la parte interna della forma per fondere le artiglierie per creare il vacuo all'interno della canna da fuoco. Per quanto riguarda i forni per la riduzione del minerale a metallo grezzo, Belinguccio presenta essenzialmente quattro sistemi di riscaldamento. Il primo appunto sul modello del cannacchio alla bresciana che abbiamo detto prima, è un proto altoforno. Il modello appunto è quello disegnato da Belinguccio, qui lo possiamo vedere rappresentato in alzato e in pianta visto dall'alto, misurava circa sull'ordine dei 6 metri. La rappresentazione del mantice potrebbe sembrare sproporzionata rispetto al forno, ma in realtà appunto Belinguccio ci dà anche le dimensioni del mantice, dell'apertura del mantice, che sono nell'ordine dei 6-7 braccia, quindi un braccio che è sull'ordine dei 60 cm, dobbiamo pensare che l'apertura di questi mantici fosse nell'ordine dei 4-5 metri. Gli altri tre sistemi, gli altri tre forni appunto presentati nell'altra immagine, primo è quello che lui chiama manica comune. Belinguccio descrive essenzialmente soltanto questo forno, gli altri due li riporta, dice, per ragione di completezza, perché appunto sono presenti anche nella letteratura anteriore, però li critica perché dice non vede nessun vantaggio portato da quel tipo,
cioè da raddoppiare il forno castrando l'uno sull'altro, oppure da, da realizzare quel cuore che si fondo all'ultimo punto dei forni. Sulla destra possiamo vedere la ruota idraulica, perché tutti questi impianti appunto per la fusione sono pensati con integrati con dei potenti impianti di soffiaggio appunto idraulici. I forni metallurgici di seconda fusione, appunto Brinuccio presenta dei forni a riverbero, qui queste immagini rappresentano dei forni visti in pianta. Il primo appunto è un forno a riverbero circolare con camera di fusione circolare a due bruciatori. Descrivendo questo forno, Brinuccio sottolinea l'importanza di orientare i due bruciatori, che sono sulla parte destra del disegno, in modo tale che il flusso di calore che esce dal bruciatore appunto si accompagna entrando nel forno e non si scontri, perché ciò avrebbe causato un'inefficienza appunto del forno. Poi gli altri tipi di forno sono anche quelli di forno a riverbero, con camera di fusione a forma ellittica. L'immagine in basso invece è sempre un forno a riverbero con camera circolare. Questa è importante perché il Brinuccio dà una dimostrazione geometrica della superiorità della camera di fusione circolare rispetto a quella ellittica, in analogia col funzionamento degli specchi storici. Cioè, come nello specchio storico il calore appunto viene concentrato in un unico punto dove si innesca il fuoco, anche nella camera semicircolare il punto di maggior rendimento appunto sarà il centro, e lì disegna tutte quelle linee che dalla circonferenza vanno verso il centro, vista in una camera vista di pianta e in sezione verticale, per dimostrare appunto la superiorità di questo tipo di forno. Appunto forni analoghi si trovano, come dicevo, nella letteratura anteriore. Come vediamo sulla sinistra, quello del trattato di architettura di Francesco Di Giorgio risalente, questa è la prima stesura del trattato risalente agli anni 80 del XV secolo. Vediamo forno a manica, la manica doppia come l'altra. Un curioso forno dove c'è una torre per il riscaldamento del combustibile che poi viene convogliato nell'altro che è il forno a manica, come avete detto, e una fucina sul modello della fucina catalana che abbiamo visto all'inizio. Sulla destra è rappresentato un forno a riverbero di Leonardo da Vinci, tratto dal Codice Atlantico, rappresentato appunto anche in questo caso è un forno di camera circolare, in pianta e in alzato, da varie prospettive appunto per illustrare tutte le parti del forno. Appunto Brinuccio presenta anche vari impianti di affinamento saggio, qui possiamo vedere appunto una sola per l'estrazione dell'argento dal rame, l'altro è un forno per l'affinazione appunto del rame. Il minerale di rame veniva fuso con il piombo, il minerale di rame argentifero veniva fuso con il piombo, e poi questi dischi che Brinuccio chiama covoli venivano sottoposti a questo procedimento dove appunto riscaldandoli il piombo fondeva portandosi dietro l'oro e l'argento e lasciando appunto il rame grezzo, il rame che poi veniva riaffinato in una fucina come quella che possiamo vedere sulla destra. In basso a sinistra un impianto con coburghi di alambicchi appunto per la distillazione degli acidi, e in particolar modo Brinuccio descrive la produzione dell'acido nitrico da usare nella separazione dell'argento dall'oro. E sulla destra è il laboratorio del saggiatore, dove vediamo appunto gli strumenti principali del metalliere, che sono appunto il forno a muffola. La muffola appunto è quella protezione, quel dispositivo che si vede ai piedi dell'operatore, che è una protezione che serve per separare, diciamo così, il combustibile dalla zona dove vengono messi i crogioli per l'affinamento dei metalli. Sullo sfondo vediamo una bilancia di precisione a piattelli e sullo scaffale invece di resta delle coppelle e della legna appunto che serviva per il saggio dei metalli. Ecco, gran parte Brinuccio dedica un capitolo agli impianti di soffiaggio dell'aria da applicare appunto ai forni e alle strutture metallurgiche.
descrive essenzialmente 5 modelli alimentati da energia animale e 2 modelli alimentati da energia idraulica. Qui possiamo vedere appunto il primo, il più semplice. Si tratta di una sofferia a leva. La struttura si vede dal modello appunto 3D, con un bilanciere azionato da quella leva. Ecco, la cosa magari da notare rispetto a questa è che solitamente il bilanciere viene montato in maniera ortogonale ai mantici, qui è montato parallelamente ai mantici, che fa pensare alla macchina meno efficiente. In realtà una ragione di questa scelta può essere trovata nel fatto che in questo modo l'operatore può lavorare di fianco alla macchina e quindi osservare quello che succede all'interno della fucina. Il secondo dei dispositivi appunto presentati da Benignuccio è un'altra sofferia a pedale contrappeso, appunto si vede come un sistema di leve, appunto azionando il pedale in basso si innesca una fase di decompressione di un mantice e l'aspirazione dell'altro, poi il contrappeso riporta la macchina nelle condizioni di partenza. Questo dispositivo lo troviamo anche nella letteratura anteriore a Benignuccio, il manoscritto di Mariano di Jacopo detto il Taccola, un ingegnere senese appunto del XV secolo, il suo De Ingenis 1-2 appunto è un manoscritto che risale alla metà appunto del XV secolo. Qui possiamo vedere una pompa stantuffa a doppio corpo con un bilanciere, il contrappeso e con quella corda legata al pedale, cioè lo stesso dispositivo che Benignuccio trasporta in una macchina per la metallurgia, quindi è usato appunto. L'altro è una pompa a bilanciere di Francesco Di Giorgio, dove si vede appunto, l'immagine non è che ha una funzione bellissima, ma sulla destra il contrappeso, sulla leva, anche lì c'è un funzionamento uguale, si innesca manualmente la corsa del mantice e poi dopo la fase di ritorno è garantita dal bilanciere, dal contrappeso. Un'altra sofferia presentata da Benignuccio è questa sofferia a giogo. Come si vede, le corse del mantice di apertura e di chiusura sono innescate dall'operatore che salta da un mantice all'altro, che appunto i mantici poi essendo vincolati al bilanciere, cioè quando si innesca la compressione di un mantice l'altro si innesca la fase di aspirazione. Anche di questo dispositivo troviamo testimonianza sia nella letteratura anteriore che posteriore. Troviamo appunto sempre nel De Ingenis di Taccola 1-2, applicato anche questa volta a una pompa idraulica per l'aspirazione dell'acqua con la quale alimenta una fonte, si vede sulla sinistra l'operatore. Mentre lo stesso dispositivo è ripreso anche successivamente, lo riprende anche Francesco Di Giorgio, lo presenta anche Francesco Di Giorgio Martini, qui è un caso del nuovo teatro di macchine più edifici appunto dello Zonta, che risale appunto al 1607, dove si vede uno sviluppo, cioè sul bilanciere sono stati inseriti due contrappesi e i mantici appunto non si muovono più le due tavole esterne, ma c'è una tavola interna, appunto uno sviluppo di questo dispositivo. La quarta sofferia per la metallurgia presentata da Benignuccio è questa appunto che ho chiamato a barra oscillante, funzionalmente appunto questo lato si capisce, c'è la leva verticale che viene tirata avanti e indietro e il moto viene trasferito attraverso la barra e il bilanciere e i mantici. Anche appunto di questo dispositivo si trovano testimonianze da altre opere del periodo, come ad esempio questa sulla sinistra che è nello Zibaldone di un Corso Ghiberti, un altro ingegnere fiorentino degli inizi tra 400 e 500. Qui come vedete però c'è una differenza rispetto a quella di Benignuccio, in quanto invece dell'asta manuale c'è una biella e una manovella, si vede sulla sinistra, e l'alimentazione è fatta attraverso una ruota idraulica. L'altro invece è un forno per la coppellazione, si vede risalente appunto la tradizione tedesca nel Mittelalter di Kausburg nella Germania meridionale del 1480. Si vede il dispositivo simile a quello di Benignuccio in alto sulla destra, l'operatore che agisce sulla leva verticale e i mantici con il bilanciere. Uno sviluppo
del secolo successivo di questa macchina, per il pompaggio la troviamo nel Theatrum Instrumentorum et Machinorum di Bessogna. Appunto qui alla leva manuale è stato montato un pendolo le cui oscillazioni appunto garantiscono il movimento dei mantici. Infine l'ultima macchina ad energia manuale, energia animale appunto, presentata a Beringuccio, è appunto questa solferia alimentata attraverso un motore a ruota calcatoria, una cremagliera che in questo caso è una scala a pioli, il bilanciere è contrappeso. La ruota calcatoria è dentata parzialmente sulla circonferenza esterna e quindi ad ogni giro ingrana e sgrana con la cremagliera, trascinandola appunto in basso, quindi innesca la corsa di un mantice e poi dopo la macchina viene riportata in una condizione di partenza per azione del contrappeso. Questo dispositivo appunto viene mutuato nella tecnologia metallurgica dall'edilizia, ne troviamo infatti una presentazione in altri manoscritti appunto anteriori, in Francesco Di Giorgio, qui appunto un'immagine tratta da un anonimo da Francesco Di Giorgio, alla fine 1077, dove si vede appunto lo stesso dispositivo per l'azionamento di un battipalo. Queste macchine appunto vengono utilizzate per costruire pontili, argini, per piantare in terra appunto dei plinti. L'altro appunto è la versione nautica, cioè su due pontoni, è montato appunto lo stesso dispositivo a ruota, con la ruota calcatoria e il battipalo. Per quanto riguarda le soffierie idrauliche, Beringuccio presenta essenzialmente due modelli che uno appunto alimentato, che utilizza come sistema per la trasformazione del moto rotatorio, il moto rettilineo alternato, la camma, e l'altro un dispositivo chiamato cornice manovella, che vedremo dopo. Appunto è solo pensati questi dispositivi come dei moduli appunto integrabili per formare appunto delle stazioni di pompaggio multiple. Appunto qui si vede, cioè come funziona tutto, perché questo dispositivo si vede facilmente, però con anche l'animazione. Dove si vede appunto le camme che agiscono sui mantici e appunto facendo compiere ad ogni mantice due corse ogni giro della ruota idraulica. Questo dispositivo appunto, troviamo la rappresentazione di una macchina del genere in taccola, però appunto c'è una differenza sostanziale rispetto a quella di Beringuccio. Questo appunto sono, il primo è Paolo Santini, cioè una copia del De Genes 3-4, e l'altro appunto del De Genes 1-2, entrambi scritti in calcola, dove si vede appunto la stessa macchina, dove però la camma lavora sotto la coda del mantice, sotto la coda della tavola superiore del mantice. Qui possiamo vedere in dettaglio. Cioè, quella di taccola è una pompa per l'aspirazione dell'acqua che viene mutuata in impianti metallurgici, ma non è pensata appositamente per il pompaggio dell'aria. Infatti la fase attiva del motore qui viene impiegata nella fase di aspirazione del mantice, mentre la chiusura del mantice, il soffiaggio dell'aria dentro il forno, è lasciato appunto al peso della tavola. Quella di Beringuccio, cambiando il posizionamento delle camme rispetto ai mantici, è propriamente appunto una pompa pneumatica, perché appunto applica la forza della ruota idraulica nella fase di pompaggio dell'aria all'interno dei forni. Ora, Beringuccio non è l'inventore della pompa pneumatica, però questo dispositivo appunto che unisce semplicità di costruzione ed efficienza è importante. Prima di Beringuccio lo troviamo, questo è Francesco Di Giorgio, anche questa è una pompa pneumatica, cioè con la canna che utilizza la forza della ruota motrice nella fase di compressione,
non si vede tanto bene, però appunto la camma agisce indirettamente sul mantice, su una leva appunto posta in basso, si vede meglio nell'immagine successiva, queste che hanno strutture analoghe all'altra, e queste sono tratte dall'Alter Le Kausburg nel 1480 della tradizione tedesca. Vediamo appunto come la camma in basso agisce su quella leva che fa chiudere il mantice, mentre la riapertura del mantice è garantita dal contrappeso montato sulla leva superiore. Quello accanto è un dispositivo per la riapertura del mantice diverso, che utilizza un contrappeso, una carbuna, essenzialmente la macchina ha lo stesso funzionamento. L'altro dispositivo utilizzato da Beriguccio per la conversione appunto del moto rotatorio, il moto rettilineo alternato per i mantici, appunto, è la sofferia cornice manovella. Quel dispositivo appunto sulla destra c'è la manovella che gira all'interno di quella stampatura di legno, la chiama Beringuccio, e che trasforma il moto rotatorio in moto rettilineo alternato. Anche qui possiamo vedere l'animazione per si comprende meglio il funzionamento. La manovella ruota e il contrappeso fa sì che la cornice rimanga sempre adiacente alla manovella, e quindi si innescano le fasi di apertura e chiusura dei mantici. Beringuccio infatti presenta due modelli, uno senza contrappeso e l'altro appunto con il contrappeso per favorire la chiusura dei mantici. Questi due moduli, queste due stazioni di pompaggio appunto, sono moduli integrabili, e Beringuccio appunto dice di aver costruito un impianto multiplo per l'alimentazione di quattro forni, probabilmente forni per la conversione della ghisa in acciaio, appunto nei cantieri di Boccheggiano, nelle miniere di Boccheggiano, e integrando appunto il dispositivo a camma e questo cornice manovella. Appunto per concludere, questo impianto del quale Beringuccio non presenta il disegno, perché dice che è troppo difficile disegnarlo questo impianto, ci dice comunque che i disegni dei due moduli precedenti sono sufficienti per capire la meccanica di questo movimento. Come si vede, la prima stazione è la stazione A alimentata da cam, e allo stesso albero motore è montata la manovella e la cornice che alimenta quella catena di bilancieri che azionano gli altri manovelli. Appunto, è presumibile che questo impianto sia stato costruito nei cantieri di Boccheggiano, cioè Beringuccio dice di averlo costruito per la conversione della ghisa in acciaio, quindi si deve pensare che questi mantici appunto soffiassero all'interno di fucine per la conversione del ferro della ghisa in acciaio. Io potrei anche finire qui. Grazie per la presentazione, grazie per le animazioni che costituiscono, secondo me, un contributo assai innovativo alla storia. Solo delle tecniche. Fatte qualche anno fa, però Sì, aiutano per capire. Soprattutto quest'ultima che si basa su un suggerimento. Sì, non esiste il disegno. Tra l'altro, prima di dare la parola ai partecipanti, voglio fare solo una breve osservazione sul passaggio da una tradizione manoscritta alla tradizione stampa, che secondo me deve essere sempre sottolineato adeguatamente per due ragioni. La prima, perché noi tendiamo a vedere la storia del manoscritto come se fosse la stessa cosa della storia del libro a stampa, con piccole variazioni sulla tecnica di composizione. No, è ben diverso anche il modo in cui si preparavano, le finalità, il pubblico, il numero di persone, il contenuto varia, perché il supporto cambia, quindi nessuna disciplina, forse più della metallurgia, ha avuto benefici dalla stampa a caratteri mobili. È stata una diffusione che ha trasformato una serie di conoscenze da patrimonio di un piccolo cerchio di addetti ai lavori, che in realtà si passavano le conoscenze in via molto tradizionale,
spesso attraverso una tradizione orale, ha una vera e propria disciplina che ha una serie di testi, di canoni, testi canonici, su cui si può basare un apprendistato che ormai riguarda un numero sempre più ampio di attori, di protagonisti. È una unificazione del linguaggio e illustrazione scientifica. Tre fattori estremamente innovativi che vengono tutti quanti resi possibili. È vero che abbiamo da queste opere stampa, è vero che i manoscritti del Taccola possono essere interessanti, ma qual è la differenza? È enorme. Qual è l'impatto di questi? È di Agricola e di Belluccio, è straordinariamente maggiore. Definiscono una disciplina, definiscono un modo di affrontare problemi che precedentemente era davvero legato a una, è patrimonio di una ristretta cerchia. Sono queste osservazioni che fanno prima di dare la parola. Infatti, della biblioteconomia secondo me è proprio un atto fondativo della metallurgia, perché è la prima opera dove si trattano a 360 gradi tutti i problemi delle arti del fuoco, cioè che hanno come prendono in luce il fuoco come il comune denominatore di tutta una serie di arti che riunisce appunto nel suo trattato. Di presentare e di analizzare anche sul piano teorico, una teoria, questa è la cosa anche importante, cioè, rispetto ai ricettari di quel Berger-Buchlen, ora magari Berger-Buchlen, qualche pretesa teorica c'è cioè, proprio il proprio Buchlen o il Kunz-Buchlen di cui ho parlato prima. Cioè, lui vuole spiegare i fondamenti e teorici dell'operare pratico. L'arte pratica, insieme di conoscenze, sì. Diciamo, puramente pratiche, ma si arriva già a uno status all'interno dell'enciclopedia del sapere rinascimentale alto. Alto, certo. Si vuole far fare diciamo, un salto di qualità a questo patrimonio di conoscenze, trasferirlo da un piano puramente manuale a uno che coniuga teoria e pratica, che è un fatto veramente innovativo. Sì, sì, poi non c'era riuscito né Leonardo da Vinci, né Francesco Guicci, è lui il primo che arriva a realizzare un'opera per la stampa. È vero che cioè, non sappiamo alla morte dell'autore quale fosse il grado di avanzamento dei lavori. Quanti anni trascorrono? Ci sono tre anni, dal 1537 al 1540, e del manoscritto non abbiamo notizia. Manoscritto che tra l'altro manca tutt'oggi, cioè non lo possediamo. Nel 1540 esce la prima edizione ad opera di un certo Mario Caboga, arcidiacono della città di Ragusa, che appunto però non sappiamo quanto sia intervenuto. È vero che questo Caboga era un dilettante dal punto di vista, cioè non era un uomo di mestiere, uno che come Berlinguccio, quindi su certe conoscenze non può aver apportato modifiche, cioè probabilmente il suo contributo è dal punto di vista stilistico, forse è la pulizia del testo. E appunto l'opera esce nel 1540, opera che ha un'enorme fortuna editoriale prima della pubblicazione, perché ne escono tre edizioni ad opera di Corso Friano Abò con editore e con Caboga come curatore, tutte le volte appunto un po' riviste dal Caboga. Infatti tra la terza edizione del 1558 e la prima del 1540 ci sono insomma, differenze non significative, però dal punto di vista linguistico importante. Poi escono due edizioni francesi, il libro viene, parti del libro vengono appunto come dire, mutuate, comunque prese anche in Inghilterra, sono il trattato della guerra di White, che sono una parte dell'opera di Berlinguccio, un trattato di spagnolo, metallica di Perez Varga, mi sembra si chiama l'autore. E poi secondo Mieli però a tutt'oggi mancano, sembra siano state fatte anche due edizioni latine, però non ne abbiamo notizia, cioè insomma che di diffusione straordinaria. Sì, diffusione europea. Sì. Ci sono domande? Accennava all'inizio della presentazione a una diversa concezione della struttura della materia da parte della cultura araba del periodo, se ci potete dire qualche parola riguardo. Sì, riguardo alla struttura proprio dei metalli. Allora, per la tradizione aristotelica appunto i metalli erano una composizione dei quattro elementi, cioè acqua, terra e fuoco. Gli arabi avevano
come dire, sviluppato questa teoria, prendendo lo zolfo e il mercurio come uno stato intermedio della materia tra gli elementi e il metallo, e dalla cui combinazione appunto si formavano appunto metalli che si formavano all'interno della terra, delle miniere, appunto sotto l'influenza astrale, perché ad ogni metallo veniva fatto corrispondere un pianeta, il sole corrispondeva appunto a loro, e quindi influenzava la generazione dell'oro, così anche per gli altri metalli, da più nobile appunto che l'oro fino a almeno c'è cioè, una scala dell'essere fino ad arrivare al piombo. Appunto. Gli alchimisti lavoravano appunto per trasmutare i metalli vili in oro, appunto questa teoria dei metalli, il zolfo mercurio nasce in ambito alchimista, è introdotta insomma, con Geber e Avicenna in Europa. Grazie. Lo zolfo era una componente impura, quindi il mercurio è la componente pura, per semplificare un po' la visione alchemica medievale. Se anche le sue macchine hanno trovato un'applicazione sistematica poi in quest'anno. Sì, ora al di là diciamo, non tra le macchine, sì, ma queste sono macchine comuni, cioè Bertolucci non è stato l'inventore, ovviamente questo il trattato di Bertolucci ha contribuito a divulgare, quindi a diffondere la tecnologia, ma c'è una macchina che vi ho fatto vedere. Nel della pirotecnia ci sono anche rappresentata anche la prima alesatrice orizzontale per artiglierie, che potete vedere in alto, che è una ruota calcatoria con un bareno e un utensile. L'utensile potete vedere rappresentato di sotto, due modelli, una utensile singolo e una utensile doppio. Queste macchine, le quali abbiamo scritto anche in questo caso il modello 3D, le ritroviamo anche in altre opere successive a Beringuccio, in trattati militari spagnoli, mi sembra. Ma la cosa particolarmente interessante, ho messo mi sembra l'ultima slide, è questa. Negli scavi archeologici in Inghilterra, nella regione mineraria dell'Oeld, è stato ritrovato praticamente questo bareno, ad esempio, che è simile a quello di Beringuccio. Se leggiamo la descrizione degli utensili, parla proprio di una testa in bronzo con i taglienti in acciaio applicati. Quindi questo a dimostrare il fatto che la circolazione della pirotecnia sicuramente contribuì anche a diffondere certe attrezzature in tutta Europa. Ma l'agricoltura dipende da Beringuccio e dall'Italia? In parte credo cita anche nel Metallica, in parte sì, in particolar modo penso nel capitolo che parla del ferro e dell'acciaio, sembra sia una mutuazione di quello che appunto dice Beringuccio. E poi ci sono anche, ce l'ho qui alcune immagini delle Metallica che sembrano non copiate, delle rivisitazioni di quelle presentate, perché anche la fornace per il vetro. In parte sì, sicuramente. Un'altra domanda sulla distillazione degli acidi minerali. Quanto è innovativo Beringuccio? Lui si rifà una tradizione dell'arte della distillazione ormai abbastanza consolidata, oppure introduce delle innovazioni negli apparati di distillazione? Le forme degli ambiti? Sì, ci sono. No, si rifà una tradizione che è ormai già metà cinquecento, è abbastanza consolidata, Hieronymus Brunswick o Ulstad, dove appunto questi modelli che vediamo qui appunto, questo modello della distillazione a riverbero, sono presenti anche
tradizione letteraria di Brunswick e Winston, ma anche le altre. Sì, sono molto più interessanti. Quello su in alto, l'impianto lento di distillazione. Sì, distillazione lenta perché utilizza dello sterco per la propagazione del calore. Sì, sì, no, prende in considerazione vari tipi di distillazione più o meno violenta. Cioè. E poi la distillazione di varie sostanze, l'attivamento di acidi, ma la raffinazione, quella in stazione del mercurio con campana di distillazione, procedimenti analoghi anche per lo zolfo. No, l'apparato iconografico della pirotecnia è proprio importante per la diffusione di queste immagini, che troviamo appunto in Brunswick e in Ulstad, anche una tradizione manoscritta. Però magari ecco, questo vuol dire anche un'altra tipo di circolazione forse rispetto ai trattati alchimistici. E poi c'è tutta la tradizione farmaceutica, Macchioli e Mattioli, sì, successivamente. Senta, come adesso storicamente non so come si inserisce appunto il trattato di Biringuccio con l'evoluzione del mondo alchemico, ma il mondo culturale alchemico, che è tradizionalmente molto chiuso, molto chiuso in se stesso effettivamente, come prende l'uscita, l'outing del Biringuccio, dove in effetti alcuni aspetti alchemici vengono portati e resi pubblici? Certo, no, anche in alcuni passi Biringuccio sfida anche gli alchimisti, dice, cioè voi sostenete di essere in grado di effettuare certi processi di trasmutazione, ok, fatemelo vedere. No, il punto della pirotecnia si contrappone a un certo tipo d'alchimia. Infatti la visione dell'alchimia di Biringuccio è ambivalente. Inizialmente è critico è contrario alla trasmutazione, poi però nell'ultima parte distingue tra alchimia sofistica e alchimia vera e dice, cioè, allora l'alchimia è seguita con intento filosofico, cioè con secondo i canoni della ragione e cercando di verificare sempre empiricamente, quindi non nascondendosi dietro il principio d'autorità come talvolta facevano gli alchimisti o non portando i fatti, per Biringuccio che raccontavano erano i fatti. E la recupera sul piano tecnologico, quello che è un fallimento per l'alchimista, per Biringuccio può essere per un metallurgista. Ma c'è qualche reazione polemica, nascono delle risposte scritte, pubblicate, o in qualche modo esiste questo trattato e la reazione culturale? C'è Varchi. Sì, Varchi, la questione dell'alchimia. Oppure di una questione dell'alchimia che si dice, io queste cose le ho sapute da Biringuccio. La reazione, Varchi riprende un dialogo appunto sì, che tra l'altro appunto il discorso dell'alchimia, alchimia vera, alchimia falsa, e riprende proprio la questa distinzione tra alchimia sofistica e alchimia vera che è data da Biringuccio. Tra l'altro introduce Biringuccio, anche questa è una cosa, perché Biringuccio è un tecnico, come ho detto prima, e Varchi invece è un umanista, e introduce nel contesto di letterati Biringuccio come autore e come autorità nell'ambito anche dell'alchimia. In quel caso cita a livello di Erasmo da Rotterdam, nella foresta dell'alchimia di Benedetto Varchi, e Agrippa, le principali autorità che dibattevano sulla verità della foresta dell'alchimia e sulla verità e la falsità dell'alchimia è una tradizione medievale, cioè vista dal 13, da quando l'alchimia è stata introdotta appunto in Occidente dall'Oriente è sempre stata dibattuta appunto la verità e la falsità. E Biringuccio si introduce in questo dibattito proprio portando il punto di vista comunque del tecnico, dello scienziato, poi alla fine, perché appunto lui parla di alchimia sempre prendendo come riferimento i fatti concreti e argomentazioni razionali. Devo fare una serie di domande
tecniche, ma prima una cosa che un concetto che non ho chiaro. Secondo me Binguccio appunto è più tecnico che scienziato, non so se si possa fare questa distinzione. Ecco, non so se si possa dire che porta ad una conoscenza alta delle esperienze empiriche, oppure semplicemente se sia un tecnico che razionalizza in qualche modo, non è uno scienziato, ecco, secondo me. C'è un toglio appunto che sia un grande. Però non so se sia una classificazione mia oppure no, se sia effettivamente no, corrisponde. Non lo farei neanche io, cioè anche secondo me non è uno scienziato. Non è appunto, lui è un praticone che riesce a... Praticone forse no, sì, è diminutivo, è troppo riduttivo. Un uomo senza lettere, però... È un uomo senza lettere. Come Leonardo da Vinci, però avevano la pretesa di scrivere e trattare, cioè erano in... Sì. Come dire... in emulazione con gli umanisti. Sì, certo. Cioè qualche lettera ce l'aveva. Qualche lettera ce l'avevano, e durante il XV secolo, insomma, ci sono casi come Francesco De Giorgio e Leonardo da Vinci. No, poi appunto il fatto quindi di iniziare a pubblicare un manuale, pubblicare una cosa tecnica è veramente rivoluzionario. Ecco, sulle cose tecniche, c'è una serie di dubbi che appunto non sapevo qual era il suo punto di vista, sui forni a canicchio, quindi sui forni di produzione del ferraccio, e sia poi invece sulla conversione, sull'affinazione di questo ferraccio. Secondo me i forni a canicchio sono noti da molti secoli di fatto si trovano un'applicazione solo quando si trova un'applicazione del prodotto che forniscono, cioè solo quando effettivamente si sa come utilizzare la ghisa i forni riescono a diventare importanti, però i forni se ne parla già dal XII-XIII secolo, quindi sì. Almeno un paio di secoli prima. Il fatto appunto che ormai ci stanno anche dei reperti romani di ghisa, quindi probabilmente appunto la conoscevano. Sì. Il fatto che poi non sapevano che farci e quindi non hanno sviluppato questo tipo di forno. L'altra cosa che mi interessava, che non sono riuscito di fatto a capire bene, poi è l'affinazione della ghisa, la conversione della ghisa in acciaio, perché c'è quel metodo che è tutto suo, un metodo che non viene ripreso dagli altri, che è quello della ghisa fusa, sì. E quello del... Tanto non è neanche tanto chiaro. Non è neanche tanto chiaro, esatto. Secondo me è che, non lo so, per trasformare la ghisa in acciaio occorre appunto rifondere, ma comunque riscaldarla in un ambiente ossidante. Sì, certo. E mentre quel metodo, che è il metodo di produzione dell'acciaio alla bresciana, solitamente utilizzato invece per la carburazione dell'acciaio. Molto probabilmente nel bagno, appunto, forse non era un bagno di ghisa, magari c'erano degli agenti ossidanti. C'ho delle ipotesi che potesse essere un bagno di ghisa, il problema era forse semplicemente quello di inzuppare una matrice e tirarla su continuamente, per fargli aderire degli strati di ferro, che da un punto di vista diciamo del chimico-fisico è possibile, però appunto non so se questo sia realistico, soprattutto non so se hanno provato a fare delle esperienze di archeometallurgia sperimentale per ripetere il processo. Perché che io sia a conoscenza sul processo di Beringuccio non è stato. Curiosisce. Infatti pensavo, per esempio, visto che lei appunto di metallurgia, cioè orientando i mantici direttamente in questo bagno di ghisa, sì. È possibile far gorgogliare, cioè avere una pressione sufficiente per far gorgogliare l'ossigeno magari all'interno? Non credo proprio appunto. Io immagino che sia effettivamente questa ghisa che ci sta e che vada a solidificarsi su un'anima preesistente già di ferro, quindi che si formino degli strati, delle camicie successive di un qualche cosa appunto che viene inzuppato dentro questa lista.
però non so appunto se, se è un'idea solo mia oppure c'è, se trova qualche giustificazione, qualche esperienza già fatta. Comunque non, non c'è questa, questa conoscenza. Vabbè, grazie. Se non ci sono altre domande, altri commenti, osservazioni, io chiuderei questa giornata ringraziando il dottor Bernardoni per la sua relazione. Vi ricordo ancora una volta, il prossimo appuntamento non sarà lunedì ma martedì prossimo, 15:30, non ricordo se qui è un'aula magna, ma insomma lo trovate nei vari Debiane e sul sito. Questa presentazione sarà anche questa in streaming e podcast sul sito della scuola. Arrivederci a tutti, grazie ancora.